Facciamo partire la registrazione, a meno che non mi fai come me che non guardi ogni pezzo di stoffa. No, io vado dritto, io vado dritto. Allora, andiamo direttamente, storia principale, nuova partita, dai. Morbidi. Ah, 30 settembre qua. 1998. Sì. Una data che non dimentico. Oh, non dimentica la data. Quando il poliziotto in me morì, quella notte il City fu rasa al suolo. Si sente bene? C'è l'audio? Io sono sopravvissuto. Audio alto, basso. Non è stato così. Vai dritto quando non c'è fix. Quando c'è fix non si skippa nulla. Fix c'è? È un po' bassino il game? Datemi un po' di feedback. Non che avessi scelta. L'addestramento. Così meglio? Non vorrei che al primo scabù al primo jumpscare vi devasta le orecchie. Tutto perfetto. Ok, perfetto. Ora meglio. Ok. Anche solo per un secondo. Quindi ok, così, perfetto. Ok, grazie. Può essere diverso. Può essere diverso. Leon. Deve esserlo. Che fai? Belli capelli. Guarda com'è pensoso. Com'è pensoso. Mentre viaggia sul suo bus. Condeggia. Sono passati 6 anni da quando Leon Kennedy è sopravvissuto all'incidente di Raccoon City, un disastro biologico senza precedenti causato dall'Umbrella Corporation. Dopo essersi distinto come agente speciale dagli Stati Uniti, gli viene affidato l'incarico di localizzare la figlia del presidente che è stata rapita. La ricerca lo porta in un villaggio europeo, ultimo posto in cui la ragazza è stata avvistata. Neanche il trauma passato di Leon... trauma passato da Leon potrebbe mai prepararlo agli orrori e alla follia che lo attendono qui. Hai fatto il pre-order o te l'ha data Capcom? No, è la demo che è completamente giocabile, è scaricabile direttamente dallo store di Xbox. Cerca l'agente di polizia, siamo su Serie X, il re-engine è veramente molto molto bello, qui non possiamo entrare in nessuna porta. Ok, qua c'è lo scatto, vediamo, Ok, armi non ne ho ancora. Ok, perfetto. Qui c'è una strada a fondo chiuso. Io sono proprio virgin, Resident Evil 4 non l'ho giocato, quindi non me ne vergogno assolutamente a dirlo. Quanto si sarà allontanato. Io ho giocato l'1 e il 2 quando uscirono a casa del mio amico Simone con la sua PlayStation. E basta. Oh, un animale brutalizzato. Ok, cos'è quella roba qua? Molto male. Alza un po' di luminosità. Serve più gamma? Aspetta, allora, Vediamo. Luminosità. Eccoci. Ok, così dovrebbe essere. Vediamo se non ho incenerito la vostra cornea. Ok, devo... Ok, vediamo appena sia un pelino visibile. Lo regolo a seconda dello schermo. Ecco, dovremmo essere a post. Così dovrebbe essere ok. Così meglio? Ok? La demo è libera, La demo è libera, Panasonico. Assolutamente libera. Così va meglio come luminosità. Un po' più gradevole. O devo alzarlo ancora un ciapelin? Ok, qui ci addentriamo nella sterpaglia. Ok, accovacciati. Perfetto, ci accovacciamo. Vola un corvo. Ci rialziamo. Occhio che c'è roba brutta qui per terra. Vediamo se qualcuno non ha giocato con gli oggetti acuminati. Entriamo in questa ridente casupola. Perché no? Cosa potrà mai andare storto entrare in una casa abbandonata all'interno di quello che sembra essere la foresta della Transilvania? Ok, cosa assolutamente nulla potrebbe andare storto. Tutte le luci sono accese e ovviamente non ci sarà nessuno. Esatto. Chi è? Giustamente la porta si chiude. Entriamo in questa porta, quindi vediamo. Qui non c'è assolutamente nulla. C'è un... Oh. Che cos'è sta roba? Là. Che c'è scritto? Il giudizio universale è vicino. Bene, come premonizione, come avvertimento, non è affatto male, vi dirò. Bene. Qui ci sono dei rumori che permeano tutta la nostra... tutta la casa. Proseguiamo. Ok. Io so già che ci sarà qualche scabù da qualche parte. Qui c'è una porta.
con un chiaro simbolo. C'è scritto... Ah, ok, serve la chiave, che ovviamente non abbiamo. Beh. Beh. Cosa potrà mai andare storto? Ecco, cutscene. Pronti allo scabù? Vediamo. Beh, sembra tutto libero. Dietro la porta, fisso. Eccolo. Porca loca. Chi? Chiedo scusa per l'intrusione. Chi è che c'ha la strasalma? Vediamo. Busco un polizia. Ok, parliamo anche spagnolo. Il tipo ha una visibilissima problematica alla cornea. Scusi. Signore, vuole del collirio? Gradisce del collirio? Tiriamo fuori il collirio. No! Ah, Mario Fernandez Castano. Oh, Castagno. Attenzione! E noi pariamo un colpo d'ascia con un coltellino. Perfetto. Beh, molto bene. Credo che il signore abbia un leggero torcicollo in questo momento. Sicuro che adesso si risveglia. Non credo abbia bestemmiato, Mirror Fate. Non credo. C'è la chiave del seminterrato. Che cosa potrà mai andare storto con una chiave del seminterrato? Vediamo, qui... Ah, ecco, perfetto. Qui c'è lo zoom... Corpo Nazionale di Polizia, Mario Fernandez Castagno. Ecco, Castagno. Vediamo se c'è... Ok, questo è lo scatto. Oh, molto bello. Molto bello. Mangiarsi intestini praticamente di uno scoiattolo. Molto bene. Cazzo, che schifo. Molto bene, molto bene. Credo che questo sia cucina da incubo. Perfetto. Qui il nostro amico Fritz... allora, questo era così... Solo con il grilletto era la coltellata, la parata è, ok, con il dorsale sinistro, credo, ok. Ok, andiamo di qua. Alta cucina, è la casa di Aronne. Aronne Verdebergamo non credo mangi quella zozzeria. Ok, è un palato raffinato, il nostro Aronne, vediamo. Ok, torcia, momento creepy. Qui teschi, cose. Ah, ecco, qui ancora i talismani che abbiamo trovato all'interno della camera da letto. Sicuro che c'è uno scabù. Ecco, qui c'è roba morta e sbudellata anche abbastanza male, non particolarmente fragrante. Ecco, dietro la tenda cosa potrà mai esserci? Mi sa che quello che hai ammazzato era Chef Cracco. Potrebbe non essere del tutto vero, caro Laze. Anzi, non credo, a dire la verità. Ok, qui inquadratura scabù. No, ecco. Ops. Non è Aronne Verdebergamo, ma è il poliziotto, il nostro amico Castagno. Ah. Ti dicevo. Ma se parlano in spagnolo. Ma che anche lui è un cotechino però, eh. Che cazzo succede? Non lo so cosa succede. Vediamo. Qui c'è anche un cappio, tra l'altro, bella roba appesa, giustamente. Fuggi, mira e spara, perfetto. Andiamo. Cos'è stato? Non lo so cos'è stato. Oh! Ma è ancora il contadino! Signor contadino! Porca miseria! Molla l'osso! Ciapa! Ok, qui lo possiamo coltellare di brutto? Ok, perfetto. Stia lì lei. Gentilmente, grazie. Ci ha ferito. Ci ha ferito lievemente. Io so già che perirò. O è là? C'è qualcuno là? Dovrò ucciderli entrambi? Credo di doverli uccidere entrambi. Posso fuggire forse, no? Qui. Ok. Qui c'è altra gente, noi ci defiliamo. Possiamo defilarci? Possiamo andarcene? No, ok. Molto male, molto male. Eccolo, salve. Buongiorno. Ok. Ce n'era un altro anche, credo. Ma, scusi. Mamma mia, come ragdolla male. Salve. Porca loca.
Che mira però anche tu, Runewalker. Salve, problemi di emicrania. Questo sta ragdollando malissimo e un braccio gli ha compenetrato il cervello. Salve. Può farci vedere come fa la break, cortesemente? Ok, perfetto. Non credo si debba entrare nuovamente di qui, quindi non ho, a dire la verità, la minima idea di dove si debba andare. Vediamo, forse di qui? Forse di qua, ok. Ah, è dove erano scesi i tipi, ok. Il calcio rotante ha automatizzato il sistema di ragdoll. Ok, entriamo in questa porta. Cosa devo fare qui? Ci chiudiamo dentro, saggiamente. La casa è vuota, comunque, non, almeno credo di aver ucciso tutti. Aio. Perfetto. Cosa succede? Ops. Ah. Allo, allo? Base Maragnao? Qui Condor 1. Condor 1. Raccordo. Salve. Figlia del presidente, Aquila sì. Reale. Sì. Si trova in questo villaggio. Ok, l'abbiamo trovata. Come pensavamo, quindi. Abbiamo trovato una foto, a dire la verità, però vabbè. Mi serve la posizione di un lago. Un lago? Forse si trova lì. Ok. Ricevuto. Mi metto alla ricerca. Molto bene. La gente qui è impazzita. Strano, non si direbbe. La mia scorta è... Oh oh. Oh oh. Oh oh. Devo andare. Mi sa di sì, Credo proprio così. Sì. Fuggi, Leon. Azzo, sono in tre. Permesso. Zarola. Ok, arrivederci. Beh... Complimenti per il gesto atletico, comunque. Salve. Che fa? Mi lancia la... No. Se ne va. Basta. Imbruttito dal fatto che gli abbiamo rotto un vetro. Probabilmente non aveva nemmeno la polizza cristalli, poraccio. Quindi adesso... Ok, qui dobbiamo fuggire. Perché adesso ci inseguiranno tipo subito, presumibilmente. Non lo so. Qui abbiamo un... Ok, un passaggio qui. Qui la strada è proprio super su binari. C'è un corvo. Salve. Posso passare, gente? Perfetto. Sono a più di metà demo? Bene, ok. Bene. Oh, c'è un barile. C'è un barile che possiamo calciare, giustamente. Perché aprirne il coperchio e guardare al suo interno quando puoi prendere a calci qualsiasi cosa? Giustamente, giustamente. Oh, la macchina da scrivere per salvare. Non si salva. Ok, qui altra roba. Polvere da sparo. Quindi qua, vabbè, c'è tutto il crafting. Mi sono perso qualcosa da queste parti? No. Barili, bido. Sento gente che rutta in lontananza. Bene. Qui c'è altra roba? No. Ok, possiamo andare da questa parte, che credo sia l'unica. No, non ci so. Sento gente che rutta ancora, molto male. Qui i corvi volano alti nel cielo. Qui tutto chiuso. Tutto chiuso anche qui. Ops. Tavolino. Munizioni. Altre ammo. Forse è meglio che ricarichiamo, 10 colpi. Più uno in canna, mi segna. Fra poco ti perdi la cacca? Come? Ci sono degli scabù? Ok, ci sono degli scabù. Vabbè. Qui possiamo accovacciarci. Ok, perfetto. Ci accovacciamo. Chi è? Sento dei rumori in cuffia. Gente che vomita. Eccolo. Come, scusi? Salve, ma lei da dove è precipitato, signore? Complimenti, ma mangia olio cuore lei, scusi. Complimenti per il sopracciglio, credo sia parente di Elio. Colpo in faccia. Colpo volante. Attenzione perché qui c'è Gianfilippo. Oi, oi, oi. Oh! Mazza, una forconata in pieno petto, ma scusi, ma come si permette, signor Gianfilippo? Ma per cortesia, oh! Ma anche lei, ma non le ho sparato in testa, mi scusi. Due calci le devo dare, ma non si fa così comunque, eh. È una brutta persona. Ancora, ma... Miseria, ma... Signor Gianfilippo è particolarmente resistente. E basta! Non riesco nemmeno a sparargli in testa, ma scusi, ce l'ha praticamente divelta, staccata dal corpo. Scusi, ma... Vabbè. Sto benissimo, che vuoi che sia un forcone nel pecco? Ma sì, ho visto di peggio, madonna mia, ma... Cosa vuoi che sia? Oh, attenzione, scatola. Scatola, vediamo. Pesetas. Molto benes. Molto benes. Quindi abbiamo anche roba da shoppare.
Qui non c'è altro. Qui ci sono dei lembi che flickerano. Ok, abbiamo veramente poca energia. Ok, ripristinare la salute. Le piantine o lo spray? Qui abbiamo uno spray, quindi lo usiamo. Mi cura completamente? Sì, allora aspettiamo un po'. Un po' diverso dall'originale. Gli arbusti bidimensionali pixellosi. Ok, qui vediamo. C'è altro qui? No. Ok, possiamo andare. Qui c'è un'altra casa. Porca la oca. Mancato. Vieni qua. Vieni fuori. Vieni fuori. Gianfilippo? Salve. Ciapale. Hadouken. Stai giù. Stai giù. Stai giù. Altre pesetas. Perfetto. C'è qualcun altro? No. Una pianta rossa. Una granata stordente. Posso cambiare arma con questo? Ok, la granata stordente presumo mi serva per salvarmi le natiche. Ok. Si è incastrato. Sì, si era incastrato. Voleva farmi lo scabù, ma io tutte le porte sono estremamente cauto. Ok, qui dobbiamo scendere. Vediamo. Ok. C'è una porta. Entriamo. Molto bene. Altro corridoio. Molto bene, possiamo entrare. Oh, c'è un binocolo. Cosa devo osservare? Ma osserviamo, aumentiamo lo zoom. Devo osservare il punto? Ah, ok. Cosa stanno... Ma no, si fanno così le costine. Ma scusi. Ma no. Sulla fiamma si bruciacchia tutto. Deve mettere la brace. La brace serve. Serve la brace. Il cotechino, la bergamasca, proprio non lo sanno fare questi signori. Non va bene. Urgono le lezioni di... Orca loca, qui sono tantissimi. Posso acquattarmi? Posso fare la stealth? Ho dei dubbi sulla fattibilità della modalità stealth all'interno di questo gioco. Ma posso pugnalare gente? Cos'è sta roba? Donde stas? Che stas? Che passa? Vamos a tomare una banana club, dicevano. Pianta verde, molto bene, qui si possono combinare le piantine. Possono curare ancora anche singole le piantine. Creare oggetti. Assegnazione dei tasti di scelta rapida e fin qua ci siamo. Ok, non può essere usata da sola. Vediamo, posso combinarla. Crea, miscela piante. Questa più questa. Ok, le ho tutte e due. Trac. Miscela di piante. Ripristina quasi il triplo della salute di una pianta verde singola. Quindi ho fatto una super combo. C'erano le alette di pollo da fare alla brace. Il coltello è ancora integro o si è rotto anche te? No, il coltello sembra che sia a più di metà della durabilità. Dovevano metterci un po' di legno di ulivo sul fuoco. Ma almeno qualche chip di legno aromatico per esaltarne i sapori. Qui c'è una signora che sta amabilmente forconando il nulla. Sta forconando assolutamente niente. Stealth attack c'è. RT, pugnalo. Ok. Easy. Ha perso durability però, eh. Ok, posso farla tutta stealth? Eh? Cioè posso... Beh, tutta stealth. Tutta stealth. Gomitata direttamente alla cassa. Perfetto. Così per agire indisturbati. Ah, non si può farla stealth? Eh? Devi comunque massacrare l'universo? Non posso, ok, va bene. Ando di non perire come dei cotechini, vabbè, proveremo. Qui c'è gente che vomita da tutte le parti. Vediamo se... Ecco, qui ce n'è uno. È il forestero! Ciapalo, il forestero! Non ci devi provare! Ok, combatti. Voilà! Ma ha tirato una sciata, ma non si fa così però, signore. Qui con questo ripristiniamo tutta la salute praticamente. È la miseria. E vabbè, la usiamo. Ok, vai. Questo è quello che lancia robe.
Voilà, triplo triple kill. No, l'asciura col forcone. Non mi forconi, signora, per cortesia. Ok, non mi ha forconato. Ce l'ho fatta? Perché Leon si tiene la spalla che non mi hanno colpito? La tecnica del coniglio. Corri, devo scappare? Ne arrivano tanti ancora, no? Ma dove sono tutti? Eccoli. Salve. Salve, signore. Guarda come... Che succede? Cos'è successo? Signora! Signora, occhio! Inciampa così! Signora! Signora! Ho detto che inciampava. Venghi, venghi! Prego! Ne ho doggiato uno, non so nemmeno io come ho fatto. Fuggi, fuggi! No, non posso, credo. Credo di non riuscire. Triple kill un'altra volta. Mamma mia, questo vicolo è veramente imbottito di gente brutta. Ok, che succede? Da poco ne esce uno che vuole scambiare il segno di pace. Ah, il censo. Ok, signore, anche lei ha dei leggeri, lievissimi problemi oculistici, signore. Qui dove devo andare? No? Si fugge? No, 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 lasciami andare! No, 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 no! No, fa male questa, no! Ma no! Ma sei un tamarro! Ma sei un tamarro! Perché mi hanno contuso così? Non si fa! Non si fa! Adesso c'ho ancora tutto il pezzo? Devo infilarmi in una casa? Va bene, ho capito. Insomma, bisogna buttare giù tutte cose. Va bene. Vediamo se ce la facciamo di nuovo. Devo farcela. Ce la devo farcela. Torniamo a fare la stealth kill alla tipa. Ecco, qui abbiamo la piantina verde che si poteva usare da sola, anche se combinata con quella rossa era meglio. Devo stare lontano da questo vicolo. C'è il pompa appeso al muro, c'è un fucile a pompa? Beh, molto bene, quello è molto interessante. Adesso andiamo direttamente a salutare la vecchina. Sembra più difficile dell'originale, io sinceramente non ricordo, non ho mai giocato l'originale, quindi non so dirvi. Munizioni, molto bene. Ok, vai. Ho già capito che tanto qui comunque non si scappa. Quindi, a sto punto, posso entrare in questa casa? Sì. Con grande delicatezza, come sempre. Qui, altri pesetas. Qui, chiave. Nope, niente chiave. C'era un pompa appeso al muro. Oh, salve. Buongiorno, scusi, non volevo entrare in casa, è che mi serviva lo zucchero. Cortesemente, ecco, avrebbe una tazza da prestarmi. Guarda da dove è. Ma scusi, ma come si permette? È violazione di domicilio questo. Olla. Mamma mia, quanti sono. No. Ok, fuggiamo. Per il rotto della cuffia. Vediamo. Aspetta. No, c'avevo solo la stordente. Dove l'avevo trovata la granata a frammentazione? Mannaggia la miseria. Ok, qui bisogna spruzzarci, qui ci abbiamo da spruzzare. Ecco. E là là. Mamma mia, un'altra forconata in pieno petto. Ma non c'è un dodge roll con qualcosa? No, non c'è il dodge roll. Guarda l'asciura. Signora, stia alla larga per cortesia. Un po' più in fretta a caricare Leon, cortesemente. Grazie, se non le dispiace. Pugnale rotto. Vabbè, però. Via, lasciami andare. Ok, via. Fuggi. È il forestero. Qui dobbiamo caricare. Vabbè, però. Quanti cavolo sono? Ok, combina. Creiamo. Calcia. Come posso calciare in maniera automatica? Ok, io così riesco a fare, ma il problema è che sono mille miliardi di mila persone qui. Sono tantissimi, ecco.
Era meglio una partita a FIFA. Ok. Ma cosa devo fare qui adesso? Uccidere altre mille persone? Ma sono tantissime, ma non ce la farò mai. No, non ce la posso fare così. Alt, trinca qui. Trinca, via. Dove devo andare? Scusate. Non capisco cosa devo fare. Dove devo andare? Aiuto, è pieno di persone qui. Scappa, pochi per volti. Non indugi, non cincischi. Se ne vada. Pochi per volta. Oh, oh, c'è quello con la motosega qui. Non bene. Non bene, non bene. Ok, via la testa. Dai, corri. Se ne vada. Qui ce ne sono altrettanti. Porca miseria. Vai, double. Dov'è quello con la motosega? Che io sento marmittare da su. La motosega è un casino. Ma ancora questo è qui. Ma se ne vada. Vai, calcio. Stiamo scherzando. Ok, va bene, abbiamo solo due colpi e non abbiamo più nemmeno la pistola. Credo potrebbero esserci dei problemi, credo nell'immediato tipo subito. Mamma mia, che succede? Oh, che cavolo, ho fatto ancora. Oh, che cacchio. Che succede? No. No, scusa, giuro che... Scusami. No. Non ce l'ho fatta. La prossima volta si gioca a FIFA. Lo so che è il tuo gioco preferito di sempre, ma non puoi giocare solo a quello. Arrampicati. A questo te non è successo? Bene, sono felice di questa cosa. Bene, non sono riuscito a terminare questa demo in tempo utile, ma devo per forza andare a editare il video per domani, altrimenti sarà un casino. Comunque prometto che la finirò e vi manderò lo screenshot della fine demo, eh? Rivaluti Wulong? No, ma Wulong è un bel titolo, secondo me. Sono io che sono una pippa nei survival horror, probabilmente. Non so mirare, probabilmente. Allora, ragazzi, grazie per essere rimasti qui alla fine della live. Ci vediamo domani sera, ore 17, per tutti coloro che vogliono sintonizzarsi per la open beta, per il pre-order di Diablo 4. Ci vediamo, mi raccomando, domani pomeriggio. Siate numerosi, numerosissimi, datemi supporto. Mi troverete qui fino a sera inoltrata, probabilmente fino alla notte. Quindi non mi resta altro che augurarvi, come sempre, buon divertimento, gamers, e alla prossima. E mortacci de Leon!